Troveremo anche qui un cristallo su cui usare ritirata? Scopriamolo. Mi chiedo più che altro se fosse necessario farlo tutto sto percorso, oppure anche dal basso potevamo farlo. E arrivato a questo punto, sai che non lo so. Vediamo se serve a qualcosa sparargli. Sì, perfetto. Oh, contento lui. Ah, ecco. Spero più che altro che non abbiamo... Bello lo sfondo. Dicevo, spero più che altro che non... non ci siamo preclusi qualcosa, avendo già fatto partire la lava, vero? No, beh, forse la puoi togliere e rimettere al tuo slash piacimento. O forse possiamo drenarla con la psicoenergia che troveremo. Qua però siamo dall'altro lato. E penso che rivelazione non ci sia d'aiuto, esatto. Oh, perfetto. Abbiamo trovato la morte minore. Ok, questo è uno dei nemici che dobbiamo fare fuori utilizzando i Digin. Vediamo. La madonna. Ma... l'ho ucciso con un colpo. L'ha aspirato. Bello. Bel colpo. Spero più che altro che mi abbia dato l'oggetto che mi serve. Ma come due attacchi in un turno solo tu? Che stronzo. Ma muori. Stupida Fenice. La Fenice che in realtà tanto stupida non è, perché ci dà le lacrime della vita. 777. Un colpo fortunato. Sciamano Pierce, ti prego. Ah, maledizione. È un oggetto stupidissimo quello che voglio ottenere, però... perché buttarlo, insomma? O meglio, più che buttarlo, perché lasciarlo indietro? Qua non c'è nulla. Vediamo dove finiamo, se non fosse che ogni due passi arriva qualcuno. Vabbè, sono soldi e soprattutto punti esperienza che ci servono. Bravo Felix che sale di livello. Ah, questo fa scendere la lava. D'accordo. Non è che funzioni proprio così, però. Ok, ho capito. A parte che dovrebbe essere comunque bollente il pavimento, però. Dettagli. In realtà, se vedi bene bene, si vede ancora la texture della lava che è qua sul pavimento, però ovviamente la lava non c'è più. Entriamo però in questa stanzina, voglio vedere che cosa c'è. Si scende, ok. Ok, ogni stanza c'ha un faccione che sputa lava. Questo non mi aiuta a capire dove dobbiamo andare. Scendiamo di sotto e vediamo stanza per stanza che cosa ci troviamo. Ad esempio, quello è uno shortcut. Aha, appare demone minore e morte minore. Tutti e due ci servono. E tutti e due sono da uccidere col vento. D'accordo. Iniziamo dalla morte minore, sia mai che ci fa il colpo mortale. Vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa. Bravissima Sara. Con un colpo solo? Non mi aspettavo che Sara tirasse una slecca del genere. Vediamo. Dai, almeno uno dei due ci deve aver dato qualcosa. Bufera. Ma è la stessa animazione. Solo che lo spinge in avanti, indietro che prenderlo. Non ci credo che neanche uno di loro ci ha dato quello che ci serviva. Su tre nemici, eh. Ho capito che il drop rate è basso, però che cacchio. Allora, iniziamo a spostare tutta la roba per avanzare. Poi, se riappare qualcuno, ci pensiamo. Eccoli qua, perfetti, perfetti siete. Vai con Thor, che è da un sacco che non lo utilizzavamo, quindi... dai, vai Thor! Mi fa molto ridere. E non ne ha ucciso nessuno. È incredibile. È assurdo. Vai Sara, spaccalo. Vediamo. Che sfiga, ma continuano a non darci la roba, eh? È sempre lo stesso discorso, sempre. Ti serve qualcosa? Col cavolo che te lo do. Maledetti. Facciamo allora un piccolo cambio, va? Tutti utilizzatori di vento, così ci velocizziamo un attimo. Allora, qua ci serve... il tappetino magico per poter avanzare. Di qua invece che cosa abbiamo? Oh, buongiorno. Buongiorno a lei, signore. Adesso vi faccio a pezzi. Pezzi di merda. Dunque. Nuovo digine. Garrett, amico mio. Tu sei un attimo indietro. Vorrei fare di più per te. Quindi, daje.
Se riusciamo a trovare tutto, tutto, tutto del gioco, fidati Garrett, che anche tu ne trarrai beneficio. Garrett, da quant'è che non l'utilizzavamo, tra l'altro? Bravi. Bella battaglia. Tu sei e che cosa fai? A chi si figliet? Bam 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 bam. Ecco qua. Furia. Evoca le anime perse per colpire. Se lo diamo a lui diventa un Ronin. Mi ero dimenticato che Mia era nella stessa situazione praticamente di Pierce fino a prima. Però aspetta un attimo. Facciamo a cambio, Mia, vieni qua. Dagli anelito a lui. Perfetto. Se però diamo anelito invece anche a lui, diventa maestro. Beh, Garrett al momento non è che lo stiamo usando, però samurai lo renderebbe giusto quel pelo di più utile, sì. Dunque, da questa parte credo che abbiamo fatto tutto, giusto? Vorrei più che altro vedere se nella stanza precedente abbiamo lasciato indietro qualcosa. Non credo, però sempre meglio controllare. Comunque, credo che in questa stanza abbiamo semplicemente aperto uno shortcut e niente più. Perfetto, di nuovo i demoni cicciotti. Ah, beh, così era l'attacco. Speravo qualcosina di più, Speravo un attimo qualcosina di meglio. Brava Sara. Ti prego. Maledizione. Sto facendo esattamente quello che il gioco mi dice di fare. Ucciderlo coi Digin. Capisco che il drop rate è basso. Anzi, potrei mettermi il cappellino per aumentare la quantità di percentuale che loro appaiano. Certo, mi scasserò le balle a dover combattere 2000 mostri continuamente, però se serve per ottenere qualcosa, meglio che nulla, no? Ok, no, nella prima stanza non abbiamo lasciato nulla. Guardiamo gli attacchi, guardiamo tomba. Vediamo. Oh, carina l'animazione. Danno decente, non è terribile. Vediamo spacca testa, che in teoria è la stessa cosa di spacca elmo, ma non la vedevamo da un po'. Vai. Beh, mi piace. Mi piace quell'aggiunta dei teschietti attorno. Manca solo l'ultimo attacco. Anche se penso che in una zona del genere colpire col fuoco sia tecnicamente... Capiamoci. È giusto che tutti ci facciano vedere i loro attacchi più forti. Vai, Garrett. Mi aspettavo qualcosina un po' di meglio come animazione, ma non è terribile. Ora che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, vai! Mi fa ridere un sacco ste facce che vomitano. Pensa che caldo in quella zona. Bravo Garrett che sali di livello, bravissimo. Ah, perfetto, eccolo qua. Bravo. Ci arriviamo dall'altra parte? Certo che no. No, di qua è una via di ritorno. Vabbè, andiamo dall'altra parte. Io capisco che il drop rate, a parte sta corda che dovrebbe bruciare, è una cosa molto rara comunque, però cavolo, è proprio vero che se vuoi ottenere qualcosa devi sudartela. Ecco fatto, vediamo. Arma? Vabbè, niente eccezionale. Tutte ste pozioni, ste cose, probabilmente come nel primo gioco mi rimarranno nell'inventario per sempre, vero? Proseguiamo dopo aver spostato questo. Aspettiamo il trenino che arriva. Eccolo qua. E via. Allora, eccoci qua vicino allo shortcut. Se credo di aver capito bene, adesso dovremo... Ah, perfetto, si passa. Allora niente, stavo pensando tutt'altro io. Ecco qua. Forse anche dall'altro lato era uno shortcut, eh. Comunque, dovremo probabilmente togliere la lava, scendere di qua e poi scendere nel piano di sotto. Brava Jenna che è salita di livello. E questo ci ha fatto capire che anche chi è fuori dalla squadra sale di livello. Yes! La maschera Yoto! Allora, ripeto, questo oggetto non ci serviva. Respiro di fuoco. Come vedete è una cagata di oggetto. Però giustamente è una roba unica, non vuoi averla in squadra? È giusto per averla, è questione di principio. Stiamo facendo praticamente una run perfetta. Vogliamo avere tutto quello che c'è di buono in questo gioco? Certo. Ma scusami, questo... coso qua, a che cacchio serviva? Cioè alla fine per farlo scoppiare bastava fare più 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 più, così torniamo indietro. In teoria dovremmo aver fatto tutto. Anzi, avremmo fatto tutto una volta. Dai, il vostro drop rate è molto
più importante di quello di prima, eh. È molto più importante il vostro drop. Vediamo. Ti prego. Ah, che sfiga. Togliamo la lava. Scendiamo di sotto nel pavimento bollente. Rieccoci alla scala. Allora, vediamo di qua se abbiamo lasciato qualcosa. Purgatorio. Bello. La prima volta che lo vediamo e Sara sale di livello. Bravissima ragazza. Risaliamo da questo lato e scendiamo dall'altro. Purtroppo non mi posso neanche lamentare del continuo quantitativo di nemici che incontriamo, perché alla fine sono io che li voglio e comunque non ci danno l'oggetto. Vediamo piano piano dove finiamo. Garrett, ho appena visto che ha 1010 di vita. Sai una cosa che vorrei provare prima della fine del gioco? Vorrei provare ad arrivare a 99 di livello. È una cosa che non ho mai fatto e in teoria in questo gioco è un pelo più semplice fare il processo di livellamento rispetto al primo gioco, in cui ci ho messo nettamente di più per salire di livello. Cioè, credetemi che per grindare fino al livello 40... Jaco sale di livello, bravissimo. Ce l'abbiamo messo nell'ultimo dungeon, nel primo gioco. Qui diciamo che nuovamente sfruttiamo un piccolo glitch, ma neanche troppo in realtà. Non è propriamente considerabile glitch. Diciamo che è più una meccanica insita nel gioco, soprattutto. Sfrutti quello che il gioco ti dà senza romperlo, soprattutto. Yes, finalmente la lama runica. Cacchio, finalmente. Allora, qui abbiamo la statua che sputa. Questo vuol dire che dobbiamo arrivare qui per prendere quella cesta. Bravo Felix che sale di livello. Brava Mia che sale di livello. Comunque, ora che abbiamo ottenuto quello che dovevamo, riswitchiamo il party. Di 20 punti più debole rispetto alla marchia fuoco. Questo vuol dire che ho sprecato la mia vita a cercare un oggetto che è una merda. È oggetto unico. Shh, chi se ne frega. Avevo delle grandi speranze per lei. Vorrei vederla in azione però. Quasi quasi la do a Pierce, giusto per vedere com'è. Cioè, in realtà so bene o male cosa dovrebbe fare, perché c'è anche nell'altro gioco, in quello del DS. Solo che ovviamente quello del DS ha un effetto leggermente diverso. Oh, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Dai, sei un pezzo di merda. Il nullo raggio, tra l'altro, si chiama. Vabbè, attiviamola. Non so se avete capito cosa è appena successo. Allora, per aumentare il drop rate di certi nemici, basta ucciderli, o meglio, bisognerebbe ucciderli con i digin per aumentare il drop rate. Non so quanto tempo ci abbiamo messo per ottenerne la prima, ma ne abbiamo appena ottenuto un'altra senza fare nulla. Cioè, abbiamo semplicemente ucciso il nemico. Punto. Quella bella voglia di tirare... porcone. Oh, bravo Pierce, fin da subito. Comunque, questo è l'attacco ed è bellissimo. Certo, non vale la pena di 20 punti in meno, soprattutto dopo che abbiamo Excalibur, per carità. Perlomeno l'abbiamo vista. Non so bene o male dove dobbiamo andare ora. Non ci voglio credere che sia un pezzo di merda, gioco. Lo fai apposta, anche la maschera, senza aver fatto nulla. Minchia, l'ingiustizia della vita però, E tra l'altro non riesco a capire dove cacchio dobbiamo andare. Allora, forse, e ripeto forse, dobbiamo già attivare questo. Ah, ma c'è anche dall'altro lato. Ah, questo vuol dire che probabilmente facciamo scendere la lava dopo e poi la riattiviamo anche dall'altro. Vediamo se però... Ok, no, per un attimo pensavo che la cesta avrebbe galleggiato. Eccoci qua. Allora, piano piano e avanziamo. Bene bene. E tra l'altro dobbiamo aspettare di nuovo. Vai. Ecco fatto. Dunque, già vedendo la mappa così, dobbiamo probabilmente spostare questi per passare. Però ovviamente dobbiamo farlo quando non c'è la lava. E quando non c'è la lava? Quando il bottone la fa scendere di sotto. Bravo Pierce che sali di livello, che sei rimasto indietro. Qui abbiamo la catenina che sicuramente ha 2 milioni di gradi Fahrenheit, e noi la andiamo a toccare a mani nude. A mani nude. Maledizione, spero che quei guanti che c'hai siano ignifughi. Lo dico per te. Ok, quindi è stato del tutto inutile. Eccolo qua la discesa. Dunque, prima di aprirlo non ci serve a nulla. Perfetto. Altra cesta? Direi di no. Guarda, lo sapevo che eri uno stronzo. Lo sapevo, gioco. Maledizione. Allora, calmi un attimo. Facciamo
il giro nel modo corretto in cui il gioco ci dice di farlo. Iniziamo da qui, in cui dobbiamo spostare questi. Entriamo nella stanzona grande dove c'è la cesta, non prima di essere interrotti. Armatura? Cuore di gol. Altro oggetto di crafting. Abbiamo un sacco di roba di crafting da dare via. Certo, non ne abbiamo priorità al momento di andare e farle, però quasi quasi dopo questa zona io un giro là me lo rifarei. Questi ultimi dungeon sono belli lunghetti, eh. Hanno messo tutta la lunghezza di ste zone proprio alla fine. Vediamo da questo lato che cosa c'è prima di riattivare la lava. Abbiamo una cesta, d'accordo. Allora, questa cesta è raggiungibile anche a piedi. Questo vuol dire che deve essere da queste parti. Esatto, eccola qui. Un'altra coda di salamandra. Molto buona da mangiare, insomma. Brava Sara che sale di livello. Oh, in sta zona stiamo facendo un bel po' di livelli facili facili, eh. Benissimo, riattiviamo quindi la lava. Quindi andiamo di qua e proseguiamo. In teoria abbiamo fatto tutto anche in questa zona, giusto? In teoria non mi sembra di aver lasciato nulla indietro. Vabbè, comunque qua se anche non ci venivi a piedi potevi arrivarci saltando, quindi non te la perdevi, insomma. Dovremmo esserci. Se abbiamo fatto tutto giusto, dovremmo esserci. Vai. Ecco qua. Vai sull'altro. A posto. In teoria ci siamo, giusto? Ok, questo è il nostro shortcut. Lo shortcut che ci riporta all'inizio, esatto, dove in teoria toglieremo la lava e potremo scendere. Boia de 11.000. Io pensavo che in teoria lo facevamo solo nella prossima zona, ma già anche qui possiamo iniziare a farmare. Vi spiegherei volentieri che cosa è appena successo, ma farei prima a mostrarvelo. Togliamo la lava e torniamo indietro. Ok, aperto lo shortcut. Possiamo andare di sotto. Oh, finalmente. E questo dobbiamo spingerlo di sotto. Ecco qua. Quello mi sembra tanto un mimic. Troppo facile. Troppo semplice che sia lì e basta. 3, 2, 1. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Oh no, beccati questo Megiddo in faccia. Ecco qua, morto? No. Complimenti a tutti, abbiamo ottenuto una mela. Ah, siamo all'entrata, yes. Però non abbiamo trovato pietre psi energetiche, o sbaglio? Non credo di doverti spostare, vero? Cioè, nel senso, non sopra quei cosi. No, non si sposta proprio. D'accordo. Oh. Ok, non si torna più indietro, vero? Andiamo però. Oh cavolo, di qua non si passa, va bene. Ok, ok, ci siamo. Però quella è chiusa o posso entrarci? Posso entrarci. D'accordo. Wow, fa male quasi agli occhi tutto questo, eh. E Jenna, tesoro bello, questa lastra è per te. Felix esamina la stella, c'è scritto qualcosa. Tu che la forza delle fiamme posa le mani su questa pietra. Otterrai il potere di usare Vampa. La forza della fiamma, finalmente tocca a me. Vai sorella. Ci penso io. Jenna tocca la stella. Jenna prende Vampa. Vampa, che cos'è che faceva? Sputa fuoco? Ha fatto una fiammella. Allora, vediamo che cosa fa la fiammella. Credo già di aver capito, a parte questo, credo già di aver capito a cos'altro ci servirà Vampa. Oh, devo posizionarmi più davanti? Devo posizionarmi davanti al fuoco? Sì, funziona come lanciafiamme, insomma. Ah, io stavo pensando di usarla davanti al cannone, come si chiama, alla città dove c'erano gli scavi. Però dobbiamo trovare qualcosa che vada dentro il cannone. Oh, comunque una cosa volevo mostrarvi e una cosa non appare più, eh.
Allora, calmi un attimo. Qui abbiamo delle fiammelle. Le fiammelle, in teoria, dobbiamo usarle proprio da fronte. E non arriva fino là in fondo, d'accordo. Però, questa arriva qui. Esatto. Più che altro, quella roccia messa lì. Quella lì, in teoria, ci puoi piovere sopra, giusto? Lo scopriremo tra poco. Esatto, è una via di ritorno. Eccoci qua. Il punto, questa roccia. C'è qualcosa che brucia come una tizzone nella roccia. Vuoi prenderlo? La sfera di magma. Ah, e si è indurito all'improvviso. Missione compiuta. Possiamo ritirarci.